Buonasera, buonasera a tutto il mondo della pallamano, non solo toscana, ma italiana. Giriamo tutti i vari comparti dagli impegni azzurri, le coppe, i vari campionati fino a finire ai campionati regionali in casa. Tavarnelle, ben ritrovati. Buona serata da Stefano Ballerini in questo nostro anticipo di registrazione di lunedì. 4 dicembre ovviamente poi tutto verrà preso da Enrico Milano che mi segue in regia da remoto e vi monta tutto quello che abbiamo messo da parte in questo weekend per tutti per cui andiamo subito a vedere quali sono i titoli e cominciamo dagli impegni di coppa l'European Cup Brixen vince ancora contro VIF e vola agli ottavi di finale dunque si è Cominciato con una grande impresa da parte del Brixen che va a violare il campo delle isole Faröre e accedendo così agli ottavi di finale dell'European Cup. Di domenica sera gli alto Altotesini hanno battuto anche a casa loro 38-37, primo tempo 17-19. I padroni di casa del VIF a Westman. Bissando il successo ottenuto in casa 37-35, raggiungendo così un traguardo che al club altoatesino mancava nella propria bacheca da ben 23 anni. Bressanone è la seconda squadra italiana nelle ultime due stagioni a raggiungere gli ottavi. Segno che anche, come dice il movimento della pallamano, la prima squadra e anche le giovanili, il nostro comparto della pallamano sta. Crescendo, e dunque l'anno scorso era stata Fasana e la terza in questa stagione. Già Salerno ed Elice, infatti, avevano ottenuto la qualificazione nel settore femminile. Un'altra partita dei tanti gol, un'altra partita con ritmi altissimi. Brixton, seppur priva di entri Tiballi assenza non di poco conto, ha dimostrato di avere energie e qualità per chiudere in maniera favorevole il doppio. Subitaneo confronto in due giorni Ander Rianda, doppia cifra per il solito Thomas Canete, 10 su 14, grande media realizzativa affiancata da Korbel con 7 reti. Il gol partita lo segna l'ex Siena Stefano Arceli con Brixen comunque già avanti al sul 36-35 al 58 e forte di due gol ottenuti all'andata tra i Faroesi doppia cifra per Joic 10 gol per l'ex Secchia Rubiera nella stagione 2010-2011 non sufficienti però per la partita il tecnico Davir Davor Cucura il tecnico del Brixen. ha detto per me non è un miracolo ma un'impresa Sì, un passaggio del turno epico per la nostra società penso anche una cosa importante per la Pallamano Italiana sicuramente sì, Coach. Vincere con otto giocatori e due portieri e due partite fuori casa vuol dire tanto. Loro hanno giocato un ritmo alto in tutte le due gare. Abbiamo giocato 55 attacchi nella prima e 50 nella seconda. I ragazzi, che si meritano questi ottavi di finale, sono un premio per tutti i sacrifici che hanno fatto. Davvero con loro tutti insieme. Un altro sforzo inumano. Adesso riposo. E poi testa al campionato, sabato ci aspetta il derby a Bolzano e allora andata Brixen Vif 37-35 il ritorno Vif Brixen 37-38 ci sono i due tasti nel nostro tabulario di www.firenzeviolasupersportlive.it se volete andare a vedere qualcosa in più bigiate il tastolino download e vi aprite tutto ciò che c'è da aprire bravo Brixen torniamo alle cose di casa nostra Serie A Gold, Bolzano passa al comando parità tra Conversano e Ego Sassari tra l'altro ho scoperto che eh, Marco Sant'Andrea ex presidente della Ego Siena fa da sponsor con la sua importantissima ditta al Sassari, l'avevo subodorato poi mi sono preso tutta la l'assoluta certezza di queste parole che vi dico seppur priva di un match di alta classifica quello tra Brixen e Sedea Gruppe Fasano rinviato al 20 dicembre l'undicesima giornata di Serie A Gold e tiene fredda alle premesse e diverte lo stop dei campioni d'Italia va ad agevolare Bolzano dalla sua costante e cinica ricerca della vittoria all'Avis contro Pressano che le consegna il primato solitario Parità tra Conversano e Sassari, mentre nella seconda metà di classifica troviamo punti importantissimi: Team Network Albatro, Spare Reppan e Secchia di Rubiera. Ovviamente, non essendoci squadre toscane, non andiamo a perdere tempo. Vi potrete andare a leggere tutto se vi collegate con www.firenzeviolasupersportlive.it, dove ci sono riportati da parte di fig.it tutti i piccoli commenti delle varie partite come solito io mi limito a darvi il risultato e aggiornarvi la classifica Carpi Rubiera 27 30 Cingoli Albatro 35 39 Pressano Bolzano 31 33 Black Davis di Alperia Cassano Magnago 31 29 Conversano Ego Sassari 24 24 Sparereppan di Appiano Trieste 27 a 26. Mercoledì 20 dicembre il recupero. Brixen-Fasano. La classifica. Bolzano scappa per ora. 19. Fasano, 18. Una gara da recuperare. Alperia, Black Devils. 18. Conversano, 17. Brixen, 16. Una gara da recuperare. Cassano Magnaco, 14. Raimon Ego Sassari, 14. Team Network Albatro. Di Siracusa 8, Macagi Cingoli 8, Sparereppan di Appiano 6, Secchia Rubiera 5, Trieste 4, Carpi 4, Pressano 1. Andiamo a vedere la Serie A. Silver, dove vede il team martigiano del Camerano sempre al comando. San Lazzaro di Savena vince nel big match e riaggancia Colonia e Brescia al terzo posto. Dunque continua la marcia in testa alla classifica del simpatico. Camerano che si impone nettamente sulla verde azzurro Sassari, 36-22. Alle sue spalle si scinde il duo composto da Chiaravalle e Metelli Cologni. Marchigiani restano secondi grazie al successo a Termo contro i Lions, 31-20. Mentre i Lombardi non vanno oltre il pareggio casalingo, 29-29 contro Aena. Al terzo posto il, Mar il Metelli Cologni è riacciuffato. Dalla TecnoCem San Lazzaro che al foto finisce, brinda la vittoria esterna sul campo di Molteno, 29 a 28. Il Romagna si conferma quinta piazza del torneo con un ritardo di tre sole lunghezze dalla cima della classifica, vincendo sul campo amico contro la Genea Lanzara, 26 21. Festa grande in casa. Campus Italia che centra il secondo successo stagionale, superando Cus Palermo 33. 32. Lo aggancia in gradatorio, lasciandolo all'ultimo posto, fanalino di coda il Teramo. E allora, anche qui ci sono i vari commenti di gara dopo gara. Io vado a aggiornare i risultati: classifica eh, Campus Italia, eh, Palermo 33-32, Camerano Verde Azzurro 36-22, Romagna Genea Lanzara 26-21, Molteno San Lazzaro 28-29, Teramo. Chiaravalle 30 a, ah, eh, scusate, 20 a 31, Metelli Cologne, Orlando Enna 29-29, anche qui ci sono i tastini download. Se volete andare a cercare qualche dato in più, li pigiate e vi aprite tutti i tabellini delle varie gare. La classifica giornata Camerano 15, Chiaravalle 14, Cologne 13, San Lazzaro 13, Romagna 12, San Giorgio Molteno 9, Genea Lanzara 8, Orlando Enna 7, Verde Azzurro Sassari 7, Campus Italia 4 Cus Palermo 4, Laios Teramo 2 ringrazio Sara Bozzoli per la foto credit serie A1 femminile in fuga Cassano Magnago in testa Erice balza al secondo posto e allora Cassano Magnago è una certezza, prima in classifica con 7 vittorie di un pareggio e ora anche con il secondo scontro diretto in tasca c'è un nome cerchiato di rosso nella nona giornata della 1 femminile, quello dell'amarante di Marco Africano che al palatacca battono di 5-27-22. Primo tempo 17-8. Il Brixen su Tirol sullo stesso campo dove avevano superato anche Erice, Prova di forza delle Lombarde, ancora una volta un grande prova d'insieme, insieme. Brixen paga tante assenze pesanti di Egirua e di Aciana terminali offensivi troppo importanti per l'organico di Nessing. Cassano Magnago dalla sua è pressoché perfetta, addirittura 11-4 con Zanella dopo 12-18 minuti per dare l'imprinting al match prima di andare alla sosta con un più 9 rassicurante. Partita senza storia anche nella ripresa nella quale le padroni case Lombarde saranno e sono state lucidissime nel restare sempre al comando dell'incontro. Tra sette giorni Pontinia poi Salerno, il 16 dicembre il percorso di Cassano Magnago sì è impetrio ma da affrontare da adesso in poi col morale davvero a mille. Anche qui piccoli commenti delle varie gare, io vado a darvi il tabellino del turno e allora eh, Dosso Buono, Erice 23-31, Teramo Mezzo Corona 29 26 Salerno-Pontinia 30 25, Cassano Magnago-Brixen su Tirol. 27 a 22, di domenica sera. L'ultimo match: Cellini-Padova-Lion-Sassari 31 a 20. E allora Cassano Magnago, 15 Erice, 13 su Tirol, 12 Salerno, 12 Cassa Rurale-Pontinia. 11 Casa Grande Padana 9, Teramo 8, Dosso Bono 4, mezzo corona 2, Cellini 2, Lion Sassari 0. La foto crediti di Alessio Lucchetti. Grazie. Andiamo al girone A2 femminile. Questa volta facciamo l'incontrario per dovere di cavalleria. Che botta in casa cara la nostra Euromed Mugello battuta sonoramente. Vediamo cosa è successo Camerano con Versano 30 a 24 ed eccola Pallamano Mugello, Pubblis Chiaravalle 21-41, Roboante più 20 con Chiaravalle, Ricci, tanfani 4, Cuelio 3, Costantini 3, Rivera Ventura 9, immarcabile come la Mamette con 7, Faig fa la parte del leone invece con 10, tre giocatori, 26 punti. 26 reti segnate, e eh, la mano Mugello non li ha. Cipolloni 1, Marinello 1, Aquili 2, Belogi, Liuti, Pellonara 1, Ferret, allenatore Maltoni, Rigori 2 su 2, Leorome Mugello, Dallai Lia in porta, Simoni 1, Tubi 3, Guidoni 1, Incagli, Gargani 5, Zoppi 2, dalla Emma 2, Cerchiai, Crescioli, Gorelli 6, la migliore. Ehm, Gorelli 6, Pietralunga, Dreoni, Landi, Daddario, Allenatori il duo Luci Sboggi e Rigore. Purtroppo tre tirati, tre sbagliati. Flavioni, Civita Vecchia, Handball, Tusce Prato, 24-25. Le Raniere espugnano il campo laziale. E dunque c'è stato il tracollo anche per quello che riguarda la serie A bronze a Sieve mini derby dell'Appennino Tavarnelle viene soverchiata da Bologna United che deborda vincendo 30 a 19 e allora Spallanzani Modena 26-19 Prato, Marconi Jumpers nel derby 34-29 Prato con Messeri Nicotra, Licese 15 passando a condurre la classifica e dei cannonieri lo vedremo tra poco franca lanci 4 scrivo panzani gelassi 2 moretti 2 andrea fratini 3 grassi pom 4 nip alberto fratini 3 in 2 fratelli fratini 6 gol lucarini mocellin d'antico allenatore de vita provvedi lorenzo rigori pratesi perfetti 4 su 4 marconi jumper di castelnuovo sotto dall'olio Mainini Alessio 5 Barbacini 2 Benadi 1 Salati Arati della Noce 11 Incannella 5 40 Stefani 1 Aliti Carui 1 Dugoni Gatti 3 allenatore Gabriele Mainini e Dardi con anche Menozzi rigori nessuno avuto nessun tirato 0 su 0 a Tortona il Follonica vince, porta a casa i due punti del weekend, vincendo sul campo del Dertona Pallamano 37 a 34. Qui c'ho il tabellino di Follonica con Boni, Garvi 9, Spadini 1, Tassoni 4, Salioschi, Coccuto Zucca 1, Veliu, Blerim 1, Tupaio, Gangemi, Pesci che fa la parte del leone, 13 gol. Zorzi 1, Cosia, Caruso 2, allenatore Luca Pesci, il babbo di Pesci, Quinta Valle, Spinaci, rigori 2 su 3. Arriviamo al match della Balducci, abbiamo le immagini da mandare in sottofondo, poi passerò la linea all'intervista. Tavernelle, Bologna United e purtroppo 19-20, Bologna United con Sidibe Hadi 2, Drudi 9, Pagano 1, Gorx, Barbieri 2, Bendagi 2, Malagola 2, Badiali 1, Cavallera 1, Ragazzoni 2, Vita 6 capelli 5, Rossi, Ben Enea, Norfo con 3, Dall'olio allenatore Ragazzoni 4 su 5 rigori, tavarnelle con Gelicic e Ciani, i due portieri, Borgiani si ferma 5, Beniba. Il giovanissimo che viene su, benissimo, beniva 5 anche per lui. Vuci 1, Barzani 1, Sing a 0. Frank uno solo, troppo poco. Del Maschio 2, Magnani, Andrea Calosi 2, Parrini, Lorenzo Calosi, Nardi, Varvarito 1, Silei 1, allenatore. Rajcic e l'amico Graziosi di Gore Tavannellini, 2 su 2. Mi prendo qualche minuto. L'intervista di Mister Raich ad opera di Matteo Botta Pelacchi che mi sostituisce ai microfoni. Siamo in diretta con Mister Dragan Raich, Mister abbiamo visto un buon primo tempo credo dove si è vista con una buona difesa e anche Mate Chielicci in porta ha fatto i suoi buoni interventi. poi eh, i due minuti di Magnani ci hanno penalizzato nell'ultimo minuto del primo tempo e anche nella ripresa e lì abbiamo visto un po' un calo di concentrazione di tutta la squadra e Bologna è salito di tono e però credo che abbiamo giocato una discreta partita per le condizioni in cui siamo, abbiamo dei diversi infortuni. E io personalmente sono contento dei giovani perché quando vedo entrare un campo almeno... Mettono il cuore, giocano, tentano di, di, di fare il suo in campo e questo è importante per la nostra crescita. Ma niente, penso che partita con Bologna è venuta in un momento sbagliato, li abbiamo trovato dopo che hanno perso una partita perché da prima giornata dicevo che Bologna è il primo concorrente per vincere questo campionato hanno fatto un po' sottotono e Folonica è riuscito a vincere, oggi erano molto concentrati, molto convinti, noi finché abbiamo le avute forze abbiamo provato a tenere, dopo i piccoli dettagli che decidono dopo una gi un gi un giornata un giocatore in sì, no, bisogna cercare una squadra che poteva giocare, però diciamo così, siamo a ancora Lontano di, di avere 60 minuti in continuità e dobbiamo andare avanti cercando qualche giovane che ci aiuta a proprio quello di possiamo prolungare gioco buono fino all'ultimo minuto. Questo è vero, è il nostro progetto diciamo, è un cantiere aperto, me lo chiamo io perché dobbiamo lavorare tanto anche sui nostri giovani, sui ragazzi della Serie B, dell'anno 17. Per far sì che eh, siano pronti un domani per poter giocare 5-10 minuti in prima squadra aiutare questi ragazzi che si stanno impegnando, è vero, eh, peccato per i due punti che abbiamo lasciato penso per strada a Dertone, potevamo tranquillamente averli in casa ma eh, oggi Bologna ti mostrava di essere più forte di noi, eh, a Modena la settimana scorsa credo idem, eh, quindi Adesso ci apprestiamo a giocare due partite importantissime per noi, contro Follonica che sta facendo un, un grande campionato a parte l'inizio e poi una partita anche lì molto molto difficile a Casagrande. Dobbiamo tentare di poter prendere quattro punti, questo sì, poi vedremo settimana per settimana. Sì, normale, il cioè, campionato finché dura, dura, dobbiamo ogni partita prendere serio, prepararsi individualmente speriamo che ritorna qualche membro di, di quelli tre che mancano eh, cosa è? non dobbiamo smettere di credere ogni partita perché anche questo sarà una crescita lottare fino all'ultimo minuto fino all'ultima partita in campionato e dopo come hanno messo campionato quello potrà essere decisivo per seconda parte di play off o play out che si giocherà perché Trovare un gruppo che crede dal primo ultimo minuto e che può resistere primo ultimo minuto. Dico, ripetiamo che ogni giovane che con la voglia è benvenuto, soprattutto se fanno buone prestazioni come oggi che hanno fatto, e dopo minuti crescono. Io sono uno che accetta i giovani se vuole seguire idee di squadra, idee di, 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 di gioco. Allora penso che due o tre giovani se escono. La prima parte di campionato abbiamo già fatto un lavoro di crescita. Dopo si prepariamo un po' meglio per fare qualche punto in più. Certo, bene, in bocca al lupo per la settimana e buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie. E allora grazie a Enrico Milano che rimanda, vi, vi ha mandato prima le immagini e poi l'intervista in casa Tavarnelle, la classifica. Bologna United 8, Pallamano Prato 6, Spallanzani Casagrande 6, Follonica che era partito male ma sono 6 anche per i tirrenici. Modena 6 poi abbiamo i Tavarnelle a 4, il Marconi Jumpers a 2, Dertona 2 quelli conquistati contro il Tavarnelle. La classifica marcatori c'è il Blitz, Carlo Riccese, 15 gol, 59 supera in corsa Edoardo Borgianni che con i suoi solo 5 si ferma a 50. Poi Matteo Augusto Drudi, Bologna 49, Thomas Zoltan Ghivorari 37 per Follonica, Mattia Lamberti 36 per Spall Spallanzani. Casa Grande, Tommaso Pesci sale a quota 36. Andiamo a vedere la giornata di Serie B, la quinta che poi farà misto con la sesta, 25 novembre, Grosseto Mugello United 35 a 28, 25 di novembre Olympic Massa Marittima Carrarese 38-33. E il 26 di novembre Monte Carlo, Medice Poggia Caiano 17 a 32 la sesta giornata che giocherà mercoledì Carrarese, Monte Carlo il 10 Mugello Olimpic Massa il 17 di dicembre Tavarnelle Grosseto questa è la classifica provvisoria Grosseto, Medice Poggia Caiano 8 Olimpic Massa Marittima Mugello United 4 Carrarese Monte Carlo 2 Tavarnelle giovanissima ancora a 0 la federazione il comitato regionale mi passa anche i primi della classifica marcatori in serie B Giacomo Gai 48 Olimpiche Massa Marittima 36 Francesco Pio del Giudice Grosseto a 30 per la Medicea che la fa Ahmed Omar Ben Raked a 25 per Montecarlo, Giuseppe Pagano, 24 Medicea, Andrea Giglio, 23 Medicea, Stefano Mazzanti. Andiamo a chiudere con i risultati del weekend all'insegna delle partite dei campionati giovanili in casa Tavarnelle, vincono gli under 13 che esordivano in campionato, vincono a Borgo San Lorenzo sul Mugello per 29 a 10, negli under 17 Fiorentina Tavarnelle, fiorentina Handball, Tavarnelle 20-31, il relativo primato in classifica, tornano invece a mani vuote i ragazzi della Serie B nel recupero, dove il Medici abbatte il Tavarnelle 24-21, sconfitta netta invece per la Serie A, ne abbiamo testè parlato, alla quinta di campionato Tavarnelle-Bologna nel mini derby dell'Appennino, 19:30 rinviata all'11 di dicembre ore 19 la gara degli under 15 si giocherà alla Balducci di Pontassieve, la Torre Pontassieve Tavarnelle. Allora, questo è il nostro punto settimanale sul canale 96 solo e solamente di Tele Firenze Super Supersport da, da parte di chi vi parla Stefano Ballerini, vi saluto vi ringrazio vi lascio alla prosecuzione dei nostri programmi. L'appuntamento è per ogni martedì con il pianeta, tutto handball, tutto ciò che fa pallamano su tutti i campi d'Italia, ma non solo. Grazie a Paolo Caselli che ha contribuito col suo solette lavoro di redazione, di mettere insieme tabellini, classifiche e quant'altro. Adesso la palla passa a Enrico Milano che prende questa mia registrazione di lunedì. 4 dicembre ci mette dentro filmati fotografie e quant'altro di tutto ciò che noi possiamo farvi vedere di questa puntata settimanale grazie l'appuntamento è a lunedì prossimo per una prima verniciata di risultati dei prossimi turni l'appuntamento fra sette giorni esatti alla solita ora ore 19 di ogni martedì a tutto handball grazie viva la palla a mano linea allo studio arrivederci alla prossima da Stefano Ballerin